innanzitutto mo ci vuole da ragazzini proprio, nonostante ognuno di noi, come abbiamo avuto modo di raccontare, chi veniva dal punk, chi dal metal, chi dal jazz eccetera, però Bino Daniele per me è stata sempre un'immagine, uno che raccontava i problemi della città, te li sbatteva in faccia a modo suo, cioè, è stata veramente una di quelle persone che al di là del genere, al di là di tutto, lo sentivamo un po' come lo zio, noi lo chiamavamo così, zio Pino. E con lui, nonostante chi ne ha parlato in un modo e chi in un altro, l'esperienza è stata un'esperienza di fratellanza, di amicizia. Ci ha voluto fortemente portare al concerto il primo maggio con lui, imponendo a questi: guardate, cioè, possiamo fare quello che volete, ma i 99 devono fare il concerto quel giorno, io voglio suonare con loro. Rock TV, solo su Sky, canale 718.